L'obiettivo è mantenerci in zona gialla, che è la zona che ha le minori restrizioni un po' per tutti, e quindi dobbiamo mantenere il più basso possibile l'RT e far sì che il contagio si diffonda il meno possibile. A questo punto era necessario adottare qualche misura restrittiva maggiore. Ho ribattezzato questa zona gialla rafforzata. Il presidente Donato Toma spiega qual è la ratio dell'ultima ordinanza che entrerà in vigore mercoledì e avrà efficacia sino al prossimo 7 gennaio. Misure di contenimento della diffusione del virus sono previste per le scuole, attività didattica in presenza sospesa per le medie ed elementari da mercoledì sino al 6 gennaio, ma con la facoltà per i sindaci di eventuali deroghe per le elementari. Ho lasciato la possibilità ai sindaci, in relazione all'andamento epidemiologico e sulla base dei dati che riceve dall'ASVEM, di poter aprire, lasciare aperte le scuole, le primarie, la primaria, le elementari, cosiddette scuole elementari. Quindi i sindaci possono lasciarle aperte. Io le chiudo, ma i sindaci hanno facoltà di lasciarle aperte. Chiuse le scuole medie, chiuse le scuole superiori. Attenzione, chiuse non significa che la scuola è chiusa e non si fa didattica. C'è l'obbligo di organizzarsi per la didattica a distanza, la cosiddetta DAD. Trasporti pubblici sul territorio regionale e comunale limitati all'essenziale, in sostanza bus vietati per chi non deve andare a lavorare o non ha situazioni di necessità o motivi di salute. Sempre ai sindaci è demandato il compito di contenere il rischio assembramento. Poi ho lasciato la facoltà ai sindaci, individuate le piazze e le strade più critiche per gli assembramenti, di poterne disporre un uso limitato. L'accesso sempre ai negozi deve essere assicurato, la transitabilità deve essere assicurata, possono essere chiuse alla sosta gli assembramenti. Infine, il contenimento dei rischi della mobilità intraregionale. Chi rientra dalle regioni limitrofe e non ha fatto un tampone anche antigenico con esito negativo nelle 72 ore precedenti, è sottoposta a quarantena domiciliare di 10 giorni, a meno che non si sottopone anche in Molise ad un tampone antigenico volontario. In quel caso, se l'esito è negativo, potrà anche evitare la cosiddetta quarantena.